Buon pomeriggio ed è un piacere vedervi qui a festeggiare insieme a noi la giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali del 2021. È bello vedere molti volti che abbiamo conosciuto e apprezzato anche nelle precedenti edizioni. Per quanto riguarda Roma, questa iniziativa che è organizzata dall'associazione Periferie con Vincenzo Luciani e dal gruppo Land di Roma con Cristina Polli, abbiamo questo incontro si chiama Poeti in dialetto a Roma. Questo non vuol dire che ci saranno soltanto, che ascolteremo soltanto il dialetto romanesco, ascolteremo, come vedrete tra poco, diversi dialetti. Ringrazio molto tutti i poeti che hanno accolto l'invito di Vincenzo Luciani a partecipare a questo evento, che nelle scorse edizioni si è svolto nel quartiere Giuliano Dalmata, nella biblioteca di San Marco Evangelista in Agro Laurentino. Quest'anno, nonostante tutte le nostre speranze, non potevamo fare altrimenti se non organizzare un evento online. Chi vi sta parlando è Anna Maria Curci e sono nella redazione di Periferie e sono anche un componente del gruppo Land di Roma e abito nel quartiere Giuliano Dalmata, quindi colei che introduce e modererà questo incontro parla sempre dal quartiere dove di solito ospitiamo questa iniziativa. Il fatto che siamo online e che ci vediamo comunque attraverso questo schermo e che sentiremo le nostre voci è una conferma della nostra volontà di proseguire questa iniziativa così valida e a questo punto, visto che nel frattempo ci hanno raggiunto i poeti Antonietta Tiberia e Paolo Uras, ciao Antonietta, buon pomeriggio e io chiedo a Vincenzo Luciani se possiamo rispettare la scaletta e dunque dare. Sì? Benissimo. Rispettiamo la scaletta, sì. E dunque sentiremo, dicevo, molti dialetti e nel segno di una convinzione che nonostante le distanze, nonostante la impossibilità di incontrarci di persona al momento, e il dialetto è in maniera ancora più forte, sonora e ricca di esperienza, di vita, parola come terra materna. Noi sentiremo tante parole terra materna e ringrazio anche tutte le colleghe che hanno voluto partecipare a questo pomeriggio, come pomeriggio anche di formazione offerto dal gruppo Land di Roma, e quindi con questo do la parola a Cristina Polli, che è la responsabile del gruppo Land di Roma per il saluto iniziale. Grazie. Grazie a te. Grazie. Eccomi, dunque, grazie per la parola, Anna Maria. Un buon pomeriggio a tutti, una gioia trovarvi qui. E
Che dire, sono felicissima che ci siano insegnanti che abbiano scelto di passare questo pomeriggio con noi, questo pomeriggio di formazione che coincide con l'ascolto di poesie particolari, perché parliamo di poesia dialettale. Poesia dialettale e quindi anche con un'apertura, un'accoglienza di una poesia particolare che ci richiama alle origini e che però qui diventa apertura anche agli origini degli altri. L'evento si svolge grazie alla collaborazione con l'associazione Rivista Periferie, il centro di documentazione della poesia dialettale Vincenzo Scarpellino, che qui vediamo rappresentati da Vincenzo Luciani, un bravissimo poeta, oltre che valente editore di poesia in lingua e di poesia dialettale, molto impegnato nella diffusione ebbene anche nella diffusione della poesia dialettale, ma poi saprà dirvi meglio lui tutte le cose di cui si occupa e che egregiamente svolge. Siamo anche con Anna Maria Curci, che diciamo così funge un po' da trade union, perché Anna Maria è un membro del gruppo che io rappresento, il gruppo Land di Roma, e parlerò anche tra poco della sua importanza nell'ambito dello studio della poesia dialettale. Anna Maria è redattrice però anche della rivista Periferie e si occupa da svariato tempo della poesia dialettale anche con una rubrica online che proprio ha il titolo di La parola terra materna, derivato da un titolo che deriva da una poesia di Rose Auslander. Devo fare una breve presentazione dell'ENT, del gruppo di Roma. Allora, il LENT è un ente di formazione riconosciuto dal MIUR, ente accreditato, esiste dal 1971 ed è nato proprio, diciamo così, con un'aderenza ai territori, perché è formato da gruppi locali, ogni gruppo è inserito nella sua realtà territoriale, però agisce con dei principi di valorizzazione della diversità linguistica, quindi del plurilinguismo, e praticamente incentrando la sua opera metodologica e didattica proprio sul plurilinguismo e sull'educazione plurilingue. È un gruppo che opera a livello nazionale, sempre suddiviso in gruppi, ognuno nel proprio territorio, però esiste una segreteria nazionale che, diciamo così, funziona da coordinamento e agisce anche a livello internazionale perché è presente anche un gruppo a Istanbul che fa delle cose importanti. Lavoriamo in dialogo con le realtà locali, con enti, associazioni, come succede oggi e come è successo anche nel passato. E abbiamo una rivista alla quale si accede con un abbonamento e tutte le notizie si trovano facilmente perché ovviamente siamo in internet, basta cercare LEND, Lingua Nuova Didattica, che si apprendono varie cose, tutte le iniziative formative a cui gli iscritti hanno diritto. E, insomma, per tornare a noi, parlavo dell'importanza, cioè diciamo così, cito Anna Maria, che è qui presente con noi, perché dal punto di vista della nostra formazione rispetto alla poesia dialettale è stata, diciamo così, la nostra apripista e ha segnato questa via, una via che indica la poesia come luogo e linguaggio dal quale attingere esercizio e capacità di visione,
sapienza, resistenza e coraggio, attenzione e precisione nel dire, che sono cose molto importanti oggi, nelle quali si tende a comunicare con una certa, diciamo così, faciloneria. E invece è importante che ci sia uno studio assiduo. Della sua autorevolezza ho già detto, perché è una studiosa, soprattutto una traduttrice che ha sviluppato un orecchio molto fine rispetto alla poesia in altre lingue. E da lei lo dico proprio perché è un'indicazione di studio, ci viene l'indicazione di guardare alla pratica della traduzione come pratica devozionale, come dice Anton Berman. Quindi questa strada che ci ha indicato ci ha portato a organizzare anche altri corsi di formazione nell'ambito del plurilinguismo e del dialetto. Ad esempio ne abbiamo fatto uno anni fa, molto significativo, Poesia e plurilinguismo, che aveva come sottotitolo Percorsi per un ampliamento dell'orizzonte formativo e letterario, perché noi siamo fermamente convinti che non si possa fare didattica senza attenzione alle lingue e al fatto che le lingue siano un portato culturale. Le lingue, la didattica per noi devono essere fortemente agganciati alla cultura e all'espressione culturale. E questi corsi ci servono per aggiornare quella che con Brunner amiamo chiamare la cassetta degli attrezzi, cioè il rinnovamento di strumenti non solo per aggiornare, adeguare, rivedere le metodologie, ma anche per arricchire i contenuti che ci interessano. Questa è una nostra pratica, noi crediamo alla formazione continua ed è una pratica per noi basata non solo sulla conoscenza, ma anche sulla volontà di creare una comunità di docenti che sia coesa e anche tenuta insieme da una relazione che non ci dispiace, che amiamo chiamare affettiva, perché la didattica deve avere al centro la persona, sia la persona del discente che quella del docente. Tutte queste due componenti vanno entrambe curate. E quindi ci auguriamo che la nostra formazione di docenti ci renda i docenti attenti alla pratica plurilingue e pluriculturale. Ci auguriamo di essere in continua formazione e che tra le altre cose, le altre lingue alle quali noi rivolgiamo la nostra attenzione di docenti, di educatori, si apra anche attenzione alla poesia dialettale. È un modo di lavorare sulle origini, sulla pluralità di lingue, una pluralità di espressioni che si trovano nel nostro territorio e che da tempo significa anche una pluralità di lingue, di voci, di espressioni che vengono anche da altri, diciamo da lontano, e con tutte queste noi dobbiamo imparare a dialogare. E dico questo perché nelle intenzioni, diciamo così, dell'iniziativa c'è anche l'apertura alle lingue locali e alle lingue minoritarie. E io mi auguro che queste iniziative così belle proposte in collaborazione vadano avanti e abbiano, diciamo così, sempre maggior presa, ricevano sempre maggiore attenzione. E a questo punto chiudo il mio breve saluto a tutti voi con le parole di Mario Vandruska, il quale ha definito il plurilinguismo come spazio linguistico della nostra libertà spirituale.
E passo la parola a Vincenzo Luciani. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e per essere qui con noi. È una vera gioia intraprendere questo pomeriggio. Prego, Vincenzo. Grazie Cristina. Noi iniziamo oggi una serie di 7 appuntamenti che ormai contraddistinguono il nostro impegno poetico. E oggi noi vogliamo ricordare la Giornata Nazionale del Dialetto, alla quale come Associazione Periferie, Centro di Documentazione Vincenzo Scarpellino abbiamo dato un contributo facendola partire il 17 di gennaio del 2013. Quindi sono passati nel frattempo 9 anni e sono nate molte iniziative, tant'è che la Giornata Nazionale del Dialetto organizzata da noi insieme con l'Unione delle Proloco d'Italia ospita di fatto una serie di iniziative lungo tutto il mese di gennaio e in parte di febbraio. Quindi praticamente in circa 6.000 comuni si svolgono azioni, perché come dicemmo nel 2013 la nostra è una società per azioni poetiche, e quindi chiunque di noi può compiere un'azione, può leggere una poesia, può dire un proverbio, può fare qualsiasi cosa gli vada, purché la faccia in dialetto il 17 di gennaio oppure nel resto dell'anno. Perché questo contribuisce a far mantenere vive le lingue locali, perché le lingue locali siamo noi che le rianimiamo, le aggiorniamo, le facciamo crescere facendo figliare dalle parole altre parole, come diceva un grande poeta siciliano. La seconda scadenza che noi, poetica che noi abbiamo, l'abbiamo inaugurata praticamente 2 o 3 anni fa, perché la terza edizione non sappiamo ancora come la faremo, penso non, in presenza non se ne parla. Altre lingue, Achille Serrao, che è un momento importante dove noi facciamo venire da tutta Italia poeti di chiara fama dialettale per ricordare la figura di Achille Serrao e il suo lavoro, per dare continuità al suo lavoro. Poi abbiamo il premio Vincenzo Scarpellino, in cui abbiamo anche persone che sono state premiate al premio Scarpellino, che è rivolto ai dialetti di Roma e del Lazio. Poi abbiamo il premio Ischitella nelle lingue locali di tutta Italia. Poi abbiamo anche l'iniziativa che facciamo a Coglianiene, perché noi siamo periferici sempre, dove praticamente facciamo un reading di poeti delle altre lingue del mondo. Quindi non rimaniamo chiusi nel dialetto, ma smuoviamo un po' tutte quante le lingue. Quindi fatto questo riassunto doveroso di iniziative e ribadito il fatto che ogni giorno è buono per parlare, per poetare in dialetto, oggi siamo qua per ricordare, diciamo, la Giornata Nazionale dei dialetti, delle lingue locali, e quindi lo celebriamo al meglio con poeti che risiedono qui a Roma ma che parlano dialetti non solo romanesco oppure laziale, ma anche dialetti di altre zone. Quindi io, per non farla lunga, perché mi hanno giustamente fatto osservare che l'incontinenza appartiene alla mia età in tutti i sensi, farei parlare attraverso la sua poesia il nostro indimenticato Achille Serrao, di cui Federico Carabetta, che era un suo caro amico che ha appena 85 anni, poi mi toglierà il saluto perché dico la sua età, reciterà 3 testi di Achille Serrao, e quindi è un modo di farlo partecipare. E un altro amico che purtroppo è scomparso quest'anno, un grande
poeta è Franco Loi, noi lo ricordiamo, c'è un bellissimo video che abbiamo pubblicato su YouTube e lo possiamo riascoltare mentre ci salutava in occasione della prima edizione di Altre Lingue che deserrao. Quindi con il mio assistente alla regia adesso mettiamo il file di Achille, questo è mio figlio Enzo che è costretto a sforzi poetici, e naturalmente non vuole essere contagiato politicamente, ma poeticamente, ma non si sa mai. Quindi. Anna, c'ho la condivisione disabilitata. Siamo. Riesci a attivarmela? Se no, possiamo farla, se è complicato, possiamo farla sentire senza condividere lo schermo. Allora, guarda, prima ti serve soltanto, perché prima abbiamo provato e andava benissimo, non riesci adesso? Mi dice l'ospite ha disabilitato la condivisione dello schermo partecipante. No, non è vero, però... Aspetta un attimo, allora, ok, l'avevo proprio messo, allora, ecco, aspetta, eccolo qui. Ti provo? Sì, dovrebbe essere adesso, yes. Eccolo. Da percorsi nella poesia di Achille Serrao, a Casarella e Vincenzina, per Vincenzo Luciani. La casa di Vincenzino, un morso di vita a becco stretto, vola l'uccello per trovare seme. E chi te lo dà, il dolore in compenso? Così è il destino, a chi tocca tocca. In questo racconto di terra lo scricciolo strappa suoni a un turbine di vento. Serba cuore e voce, dà un colpo all'azzurro e canta flebile e a stento la canzone. Lui solo, vedovo d'aria, su una filiera di panni stesi della casa di Vincenzino. E tuttavia questo canto tramortito si diffonde e Ischitella vi si addormenta in grembo. A Casarella Vicenzina, nu morse vita con poche bocca vola l'uccello per trovare a mangianza. E chi da là, o dolore in paranza? A short fa così, a chi a tocca, dinta sto conto e terra. L'uccelluzzo spetaccia suona a n'accisaglia e viente. Sparagna gore e voce, da notuzzo in faccia celeste e canta miccio e astiento a canzone. Sull'isso, vidulo d'aria, goppano flarielle vanno stise da Casarella Vicenzina. E tutta volta chi stu canta accisa si perde, e Schitella ci s'addorme insino. Com'era? Uno che se ne va, con una ventata di sole sulle spalle e gli altri intorno a pigolare buona fortuna. Uno che non si guarda indietro neanche per far sapere se torna o se non torna, che perfino nel pensiero tornare è una ferita come l'andare. Quello fra noi se ne andò prima con gli occhi e si stordirono i colori. Il rosso mescolato al verde, sui balconi il bianco, i bambini smunti
il loro destino sulla bocca. Annaffiatemi fiori per pietà, copriteli quando il vento freddo soffia pungente. E se ne andò. Torno, non torno. Non mi aspettate davanti al focolare, davanti a quei barbagli inclementi che vi intagliano il viso la sera. Fatemi trovare tutto com'era. Com'era. Un casanova con una bandiera di sole mi s'escella e là d'attorno violanna a buone Dio. Uno che non sa vota arreto manco per far sapere si torna o si non torna, che pure in tuo pensiero una faruta e ho tornato con una camminatura. Chi le nuie se ne iette a prima con l'occhio e se stonai ne colure, russo ammiscato verde, coppelloggio o ghiang, penin multacina, a certa allora in punta a bocca. All'acquato mesciuro per pietà, cumiliatolo quando la Filippina ciorcia arzente. E se niente, torno, non torno, non mi aspettate tanto fugolare, tanto sti palumella Lazzaro che vi strui una faccia a sera. Facitemi trovare tutto com'era. Prima che salga la luna, prima che salga la luna, calami una cesta di parole infette, parole di vimini intrecciate, una leggera, una rotondetta, aria e aria. Il cielo, gli occhi di una morte giovane, quando il buio è più buio, calami parole per i malanni di questo mondo, con un po' di fortuna che sta salendo la luna. Prima che salga la luna, a calma una sporte parole, mescate, parole vinchi intrezzate, una legge nata d'unulella, aria e aria. O cielo, l'occhio è una morta piccerella, quando un nire chi un nire, a calma e parole per scippa centrella e chi sto mondo, con poche fortuna, che sta salienna a luna. Ecco, non so se si possono fare gli applausi in questo momento. Il nostro maestro Achille se li merita tutti, sono tre splendide poesie, spero che siano arrivate tutti bene. Bravo, veramente bravo. Con Achille avevamo la consuetudine del caffè del sabato, no? E comunque un modo di salutare di Achille che vi suggerisco anche perché serve a smitizzare queste giornate amare. Quando mi telefonava, lui mi diceva: maestro esequie. E noi abbiamo sempre giocato, con la morte, io continuo dal vivo a giocare con la morte. E a proposito di morte, io inizierò da questo. Prima sì, Vincenzo, mi permetti di presentarti? Sì, come no, ma sono noto di questo. Sì, chiedo un momento, forse c'è qualcuno che ha condiviso lo schermo e chiediamo di chiudere la condivisione dello schermo. Felicia? Sì, sono io, ho sbagliato, vero? Sì, allora, scusami. Per carità, allora, Vincenzo Luciani, che è nato nel 1946 a Ischitella e dal 1975 è residente qui a Roma. È fondatore dell'associazione e della rivista Periferie, dirige il centro di documentazione della poesia dialettale Vincenzo Scarpellino e ha pubblicato in poesia Il paese e Torino, Frutte cirve a mature,
Tor tre teste e altre poesie, 1968-2005, La Cruedda e Traloche, Traslochi e nel 2020 Vanzature e Avanti. E proprio con Achille Serrao, di cui abbiamo sentito tre poesie, Vincenzo Luciani ha fondato i premi di poesia Vincenzo Scarpellino e il premio di poesia Ischitella Pietro Giannone. È una pubblicazione, Vincenzo, che tu non hai messo e che invece io vorrei molto caldeggiare e rendere nota qui, è la pubblicazione della casa editrice Cofine, che tu dirigi, che ami chiamare la casa editrice perché i locali sono in una casa, sono questi che si vedono appartamento della casa editrice. Ecco, questa pubblicazione è Vincenzo Luciani, poeta ed editore, ed è una raccolta di contributi critici e di letture che noi appassionati della tua poesia abbiamo voluto mettere insieme, perché appunto, diciamo, chi conosce la tua poesia poi se ne appassiona e diventa anche uno studioso proprio della poesia di Vincenzo Luciani, come è successo a me, e quindi ho tenuto poi a presentarti, anche se in maniera brevissima, perché tu mi hai dato delle note biografiche che sono stringate, quelle che noi quando raccogliamo, facciamo antologie, cerchiamo sempre di richiedere, poi ci mandano delle note biografiche lunghissime, tu invece sei sempre stringato e efficace. E sentiremo tre poesie, vero? Nel tuo dialetto. Tre brevi poesie, perché... Esatto, sempre brevi. E la prima, ricollegandomi al discorso che stavo facendo prima, riguarda la serie purtroppo lunga di affetti che se ne vanno via con la morte, e questa prima poesia si intitola A uno se ne vanno. A uno se ne vanno in un altro luogo, chi lo sa se dove, se e dove si trova quel luogo. Soltanto so che ora che vorrei incontrarti, io non ti trovo più, perché sei entrato nel mondo dei non più. A una ce ne van, annata van. Chi sap se e dove ci trova data van. Schitt, i sacce che mo, che te jesse truan, i non te trovi più, che si trasciute tu mon di no più. La luna. Stanotte, questo vi devo spiegare una piccola cosa, altrimenti diventa incomprensibile. I primi giochi che si fanno per i bambini piccoli al mio paese, ma penso che sia tutto il mondo il paese, è quello di coprire la vista di un bambino e fargli ammuccia ammuccia, bah! Che è il primo divertimento, perché poi c'è la risata del bambino, eccetera. Io lo applico, questo qui, alla mia luna ischitellana. Stanotte la luna tinge di latte le mura di Ischitella. E le stelle acceca acceca, bah! Stanotte a luna al latte i mura di Ischitella. E sted ammuccia ammuccia, bah! E questa è l'ultima. Io ho da fare. Io ho da fare, io ho da fare, ora e per sempre io ho da fare. Non è mai tempo,
non è mai tempo. E tu adesso gira la larga. Tenk che fa, ore e momenti, tenk che fa. E pa poesia. Tempo non ci sta. Tempo non ci sta. E mo tu vide qui de che fa. Termino qui. Grazie e ti chiedo scusa per la lunghezza del tutto. Grazie. Anna Maria tocca. Grazie, sì, mi sentite? Spero di sì. Io intanto do il benvenuto a Stefania Di Lino che ci ha raggiunto e quindi come poeti dovremmo essere al completo, se non sbaglio, e la ringrazio per essere qui per dare voce alle poesie del suo papà, vero Stefania? Allora Stefania, io ti vorrei dare qualche dato biografico tuo e poi parlare del tuo papà e darti la voce perché tu possa presentarci alcune poesie di tuo padre. Allora, Stefania Di Lino è formatrice e docente abilitata per l'insegnamento delle materie artistiche nei licei, ha fondato moltissime associazioni culturali e ha diretto artisticamente la Galleria Battaggia al Teatro Eliseo di Roma, ha esposto in tante gallerie private in Italia e all'estero. Unisce la cura e l'espressione con la parola alla attività nelle arti figurative, anzi cerca di far dialogare questi due linguaggi e lo fa per me che la conosco e ne apprezzo sia l'opera nelle arti figurative sia l'opera poetica, lo fa sempre in maniera molto efficace. E parliamo di pluralità di lingue e di linguaggi. Ecco, Stefania Di Lino ha pubblicato nel 2012 Percorsi di vetro, la sua prima raccolta poetica, e nel 2017 La parola detta con la Vita Felice Edizioni. È molto attiva anche come critica, oltre che come autrice di testi poetici su diversi blog, e apparsa anche sulla rivista letteraria Incroci, che è diretta da un poeta che ritorna anche nelle poesie di Vincenzo Luciani, cioè Lino Angiuli, e sono di prossima pubblicazione, sono in cantiere due prossime pubblicazioni. Stefania parlerà, presenterà, come dicevo, le poesie di Auro Franco Di Lino, il suo papà, che nasce a Roma nel quartiere di San Lorenzo nel 1926, da madre commerciante e padre operaio, socialista e antifascista, nonché accanito lettore, a cui sarà affidata la direzione e la programmazione della Casa della Cultura di San Lorenzo, allora sede del Partito Socialista Italiano. Il padre rifiuterà sempre con fermezza il tesseramento di adesione al partito fascista, con gravi conseguenze esistenziali e lavorative per tutta la numerosa famiglia. Stefania, mi permetto di dire che questo è successo anche alla biografia a un altro poeta romanesco, antifascista, di cui abbiamo parlato, e se avremo poi il tempo, se rimarrà in questa maratona del tempo, mi piacerebbe fare un accenno. Primo di 10 fratelli, sopravvissuto alla fame e agli orrori della guerra, Auro Franco Di Lino si iscrive al Partito Comunista Italiano, nelle sezioni dell'Ostiense, via del Gazzometro e presso la villetta alla Garbatella, che saranno i luoghi di elezione della sua militanza attiva, del suo lavoro, della sua vita. In seguito si iscriverà anche alla CGIL.
Auro Franco sarà cerniera tra il Partito Comunista con incarichi di rilievo e i mercati generali in cui già lavorava, ristrutturando in modo innovativo il lavoro di trasporto e facchinaggio, con la costituzione della più grande cooperativa esistente, con più di 1.500 iscritti, restituendo piena dignità ai lavoratori del settore. Il 6 luglio del 1960, malgrado l'autorizzazione negata dalla prefettura di Roma per manifestare in ricordo dei caduti del settembre 1943 per difendere Roma dai tedeschi, Auro Franco insieme a molti altri scende in piazza a Porta San Paolo, sfidando la repressione feroce della polizia a cavallo del governo Tambroni, uniti ai picchiatori dell'MSI guidati da Pino Rauti. Verrà arrestato e condotto a Regina Coeli e lì trattenuto per 3 giorni e 3 notti. Varcando quei famosi 3 scalini, confermerà, romano tra i romani, l'amore per la sua città libera da rigurgiti fascisti. Nella maturità potrà finalmente dare voce alla sua vena poetica. Si iscrive all'Accademia Gioacchino Belli di Roma, scegliendo il vernacolo romanesco come idioma espressivo e come espressione popolare, approfondendo gli studi sia sui maggiori poeti romani, sia sulla struttura compositiva poetica, prediligendo nello scrivere il rigore della forma chiusa delle quartine e del sonetto. Morirà a Roma la notte del 24 febbraio 2017 nel suo letto. Stefania, grazie per averci dato questa nota biografica del tuo papà e per dare voce adesso ai versi del tuo papà. Stefania Di Lino. Io ho di sé di va via e purtroppo finora vi ho sentiti quindi spero che a sentire quanto leggerò. Vi leggerò un testo che c'è tutto il suo amore per Roma e per i luoghi in cui lui ha adesso ti sentiamo molto a tratti e adesso è andata proprio via la voce. Questo testo per allora Stefania, non so se ci senti. Stefania, alla Garbatella. Stefania, ci senti? Perché adesso non ti riusciamo più a sentire. Allora, probabilmente è andata via anche la connessione. Adesso ti abbiamo sentito affatto. Stefania, forse ti conviene togliere il video mentre leggi. Cioè, leggi soltanto e togli il video. Non so come si possa fare. Vabbè. Adesso ti sentiamo bene, prima non abbiamo proprio potuto sentirti perché andava via completamente la voce.
Stefania, se non facciamo... Mi sentite? Adesso sì. Oh, allora provo, vado, leggerò un testo di mio padre in cui si evince l'amore per Roma e per i luoghi in cui lui è vissuto e ha operato. Il titolo è Quel quartiere chiamato Garbatella. Subito fora porta ardeatina a destra del parco della Caffarella, drento una cornice giallo porporina, trovi lo scenario della Garbatella. Stefania, è andato di nuovo via l'audio. Possiamo provare magari più tardi a vedere se il collegamento riesce? L'orologio rosso batte a tutte l'ore, ristrigni l'occhio e te pare da insognare. Qui fanno scola gli mastri del sapore, passa da loro se te piace de magnà. Le villette solari e variopinte, curate con civiltà dall'inquilino. Stefania, non ti sentiamo più. Gli architetti ci hanno messo la bravura, limpidi profilitura, si riflettono al sole ogni mattina. Ai piedi della sala di Carlotta un passero beve da una fontanella, sul ciotolone dell'acqua che borbotta si specchia il viso della Garbatella. Da ste parti c'è tanta storia antica, qui preservia l'epoca cristiana, girando intorno senza far fatica trovi tante tracce dell'età romana. Sto rimatore assorto nell'inganno scrive versi, non si accorge della sera, si ferma quando dal boschetto accanto arriva il canto della capinera. La prima pietra anni, una mano scesa dal cielo e la cesella fra progressi. Sì, e non conosce, non so che abbia detto, avete sentito qualcosa? Solo a tratti, Stefania. Ecco. Come succede a me con voi? Qualcosa abbiamo. Se volete, ripeto qualcosa. Non so. Guarda, ti dicevo, se ci rimane del tempo dopo aver ascoltato gli altri e se vi ripeto, diciamo, ecco, va bene? Capito, Stefania? Dicevo, appunto, proseguiamo nella carrellata e vediamo se riusciamo poi ad avere un collegamento migliore con te per poter apprezzare, perché abbiamo sentito a tratti. D'accordo, Stefania? Io se siete tutti d'accordo proseguirei con... Va bene, Anna Maria, sì. Allora, adesso è arrivato il momento di Aurora Fratini, che è nata a Roma, è laureata in lettere
ed è presidente dell'Associazione Culturale Terzo Millennio di Sambucci, autrice e regista di 7 commedie in dialetto e 13 in lingua. Per l'archivio storico di Poste Italiane ha collaborato a diverse pubblicazioni e alla catalogazione di testi storici, alla realizzazione del fondo storico fotografico dell'azienda e al recupero di reperti rari e antichi. Su invito del comune e della parrocchia di Sambucci ha pubblicato opere dedicate ai culti e alla tradizione del paese. Si è classificata al primo posto al premio di poesia e stornelli inediti nei dialetti del Lazio Vincenzo Scarpellino nelle edizioni 2011 e 2014. Seconda classificata al concorso nazionale Salva la tua lingua locale nel 2014, prima classificata nello stesso concorso nell'edizione del 2015. Per le rappresentazioni di carattere storico Donne del Risorgimento nel 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia e la parola segreta era elefante nel 70esimo della liberazione di Roma, ha ricevuto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica. E con gioia do la parola a Aurora Fratini. Innanzitutto grazie di cuore per questo invito. È vero che quando ci si vuole incontrare sui versi e sulle rime non esistono distanze. E condivido pienamente il discorso del plurilinguismo e la salvaguardia e la valorizzazione delle lingue locali. Io non sono nata a Sambucci, come hai detto tu, però amo questo paese perché è un paese dei miei avi. No, ho detto che sei nata a Roma. Esatto, no, no, infatti come tu hai detto non sono nata a Sambucci, sottolineavo l'esattezza delle tue indicazioni, dell'illustrazione della mia biografia. Esattamente, infatti, non sono nata a Sambucci, però appunto essendo nel paese dei miei avi sono sempre stata molto affezionata. La pratica del dialetto ci aiuta in una infinità di possibilità, ci offre una infinità di possibilità non solo linguistiche e stilistiche, ma ci aiuta al recupero di tante usanze che sono andate perdute. E questa è un'attività che ho creduto e spero di aver portato avanti, e sia con le mie opere teatrali, perché il teatro sapete meglio di me quanto rapporto diretto ha col pubblico, e sia con le poesie. Allora, se posso iniziare, io inizierei con una poesia. Non so se volete prima la traduzione. Sì, sai perché? Perché non siamo tutti del Lazio tra i presenti oggi qui, quindi... Ok. Allora, la prima poesia si intitola Lavandaia. Oltre il cannito delle canapine attendo, deposti i giochi all'aia, aspetto che tu tra poco appaia nel degradar del giorno al caldo vento dell'estate bionda, dove di spighe ondeggi vela di trasparenze all'orizzonte fruscianti ciò che al vento stupendamente sfatte alla scintilla rossa del tramonto. Ad occhi chiusi presento il tuo viso e attendo che stenda il tuo candore lungo il prato per scivolare fra le frange smosse, mosse dal canto del tuo lino bianco. Poi torni qui da me, vuota la cesta, sfatta la spara. Torni, e io mi sto ad occhi chiusi sotto la tua carezza ancora, una volta ancora, delle tue mani amate, che sanno di lisciva e di sapone, come la pietra liscia del fossato. La spara, per chi non lo sapesse, era una ciambella di panno che le donne nell'antichità poneva sulla testa proprio per portare dei grandi pesi come una cesta di panne o una conca.
La Vannara. Odri canniti le cannavine, mennestaio, iettati giocarei e l'ara, che tone a cappocatro da presendi, che stacca la giorno, a juventu calle l'estate bionna, dove spighe tenneva d'un nolenno, vela, che inghiappa gli orizzonte frusciante frezza avvendo, maravigliose e acciurlate agli ora rusce gli utremondo. Con gli occhi chiusi già mi vidi viso e spetto, che spanni cannori gli ho peprata, pesciuriche a mezze frange smosse, aiugando tessulino bianco. Areva ecco da me, svoda canestra, sfatta a spara. Arevè e me ne sto con gli occhi chiusi, sotto a carezza te ancora, ancora una voda, e le mano velle te, che sanno di lisciva e di sapone, come a pedra liscia gli fossato. Tiritera del Malocchio. E questa è desunta dalle pratiche che facevano le vecchie di un tempo su bambini, me compresa, per allontanare il malocchio, appunto, che secondo la tradizione paesana veniva fatta alle persone che mal si vedevano, appunto, che attiravano il malocchio. La traduzione è questa. Prende il sale, il piatto e l'acqua, poi mi mette un gran grembiale, prende l'olio alla baracca ed inizia il rituale. Poi, accesa una candela per dar lume agli strumenti, incomincia cantilena e fa certi segni in croce. Bagna le dita nel piattino, poi mi fa croci e crocette sulla fronte e pure in petto, con arcane parolette. Così in nome di Maria, ecco il male scappa via, sul comando di Gesù, ecco il male non vien più. Con la santa Trinità, ecco, il male se ne va. Lo scongiuro è ben compiuto, ma si allarga la macchia d'olio. Guarda, guarda che fattaccio, figlia mia, tu hai il malocchio. E ripete lo scongiuro, mentre cala la giornata, fino a quando il piatto è lindo come acqua di fontana, fino a quando la goccetta non si fa più piccoletta e il demonio sia dannato, dal mio corpo se n'è andato. Candasilè nello malocchio. Piglio soli, piatto e l'acqua, poi mi mette uno zinale, piglia l'olio alla baracca e principia un rituale. Appicciata una cannella, palluma strumentazione, ingomincia candilene e fa certi segni in croce. Degne videre aiu piatto, poi mi fa cruce e crucitte sopra in fronte, pure in zino un gerbicanno parolitte. Cusci in nomine Maria, esso male scappa via, a comando di Gesù esso male in bene più. Con la santa Trinità esso male se ne va. Il scongiuro è bello e fatto, ma si allarga macchia e l'olio. Guarda, guarda che da fatto, figlia mia, di malocchio. E arrivede lo scongiuro mentre stacca la giornata, fino a quando il piatto è puro come l'acqua e la fontana. Fino a quando la guccettella non si fa mica miccareia. E il demonio, si fregato, dal suo corpo si è scappato. E poi, infine, vi offro una poesia dedicata ai miei ricordi di quando ero in grembo a mia madre. Madre, il battere cadenzato della sediola, un canto antico come d'usignolo, odore di umido, profumo di pampini, bocca di papavero, occhi di cielo, capelli per giocare a lungo, e il sonno per sognare. Il grembo tuo, le mammelle di miele, latte e rose. All'improvviso tu, che dondoli la creatura, mentre ti chiedi come hai fatto, se proprio tu sei stata a fare questa cosa vera, che ti fa ridere e piangere al contempo. E batte, batte, batte la sediola, adesso, che ti sei fatta donna, che sei madre, sei Dio. E batte, batte, batte la sediola. Questa cimice che ancor non ti conosce non intende di volersi addormentare. Madre, o batte, batte, batte la sediola, un gandandigo come de rosignolo, addore guazza,
cologne pampora, bocca de papambora, occhi e cielo, capigli per uzzana bella pezza. E sonno, e sonnà. I grembo teo, e zinne mele, latte rose. All'andrasatta tu, cannazze di creatura, dramende da dimandi comma fatto. Si proprio tu si stata, a fassa cosa vera, che te farida in zemmora, e fa piagne. E batte, batte, batte la sedola, mo, che si femmona fatta, che si madre, si Dio. E batte, batte, batte la sedola, sa cemece che ancora ande cognosce, gesende de volesse appennegà. E grazie. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, volevo, bravissima. Ecco, mostrare, bravissima, volevo mostrare da questa pubblicazione nella collana A per i libri di Acquantu l'ultima poesia letta. Acquantu è nel dialetto di Sambuci all'improvviso, vero Aurora? E nell'ultima poesia letta è a pagina 13. Sì. Ecco. E mentre la prima, La Vannare, è l'ultima a pagina 30 di sì. questa bellissima pubblicazione. Grazie. Grazie Aurora. Grazie a voi. E adesso vorrei dare la parola a Nadia Puglielli, che io ho conosciuto, devo dire, davvero grazie a ecco anche a questa opportunità l'anno scorso, vero Nadia, se non sbaglio, o due anni fa già? L'anno scorso e due anni fa, sì. Benissimo. Nadia, tu sei nata a Roma, nel rione Borgo Pio, sei figlia e sorella di artisti. Nel 2015 Nadia Puglielli ha pubblicato con Edilazzo il suo primo libro di prose e poesie, Lo spiffero dell'anima, in vernacolo romanesco. Nel 2018 ha pubblicato con Aletti una raccolta di poesie sempre in romanesco, Una vita in versi, e lo stesso editore le ha tributato il diploma di merito, finalista in vari concorsi. Le sue poesie sono inserite in diverse antologie, nelle edizioni Aletti e Pontesisto. Finalista con la poesia In vernacolo pensiero d'amore, inserita nella antologia delle edizioni Aletti, con la prefazione del famoso paroliere Alfredo Rapetti in arte Mogol. E nel 2019 Nadia Puglielli è stata introdotta nella Enciclopedia dei Poeti Contemporanei, sempre per edizioni Aletti. Nadia Puglielli collabora poeticamente vernacolo nella rivista Testaccio in Testa e nel 2020 ha collaborato con Alessandro Scarnecchia alla trasmissione radiofonica Radio Radio, declamando i suoi versi in romanesco. È in programma un prossimo libro con le edizioni Escamontage, per i quali stai collaborando anche per un'antologia, vero Nadia? Sì. Bene, allora a te la parola ed è un piacere vederti rincontrarti in questa bella occasione. Grazie, grazie per l'invito, grazie a Vincenzo Luciani. Sono emozionata, io non ho fatto la traduzione delle poesie, però faccio un piccolo riassunto, tanto sono brevi. La prima è a mia madre, io a mia madre non l'ho vissuta. Quindi queste sono delle parole forse forti, però c'è tanto sentimento, perché poi l'ho ritrovata. A mia madre, vorrei dirti che t'ho amata, ma non ci ho avuto il tempo. Vorrei ricordarmi si m'abbraccicavi, ma non me lo ricordo. Eri troppo giovane per pensare a tre figli e non me lo scordo. E il tempo perso non ha ritorna. Gli sbagli si pagano e puro cari. Una cosa ti dico, mamma. Se non t'ho avuto quando ero una pupetta, se siamo ritrovate. E a testa bassa ti sei rifatta per le tue mancanze. Se il passato non ha ritorna, ringrazio chi che sia, che sei mamma mia. Quest'altra, sempre molto breve, è Il cuore in gabbia. Praticamente un amore complesso, turbolento,
che poi è finito male. Comunque l'ho scritto in un momento proprio di dolore, pochi versi. Il cuore in gabbia. La ragione non riesce a comandare il cuore, che s'affatica dritto alla sua gabbia. Soffre, non vuole il cambiamento. Col palpitazione non se lagna del dolore. Sta prigione è senza le chiavi. È un isolamento che non sempre mi va bene. Se l'ore è grezzo, l'amore può essere senza luce. Sono le occhiate mute che mi fanno capire se tu mi vuoi bene. L'ultima è più lunga, è dedicata a Roma. Spero di ricordarmela, non la voglio leggere, perché io amo Roma. La mia prima lingua è stato romanesco, mio nonno era del 1910, Trasteverino. Roma, non mi stanco mai da ammirarla. I mezzi sono ridotti a piedi, mi passa la voglia e vado a piedi. Cammino e me la guardo, col sole con la pioggia è sempre una primavera che sorfeggia. Uno strumento musicale che mi accompagna con le rime che mi portano lontano. Una musica senza fine, con le note armoniose del fruscio delle foglie. E il Tevere placido annisconne i segreti. Gli passeggio a fianco e scopro la natura dell'urbe. Non si sentono le macchine e lo smog che non mi danno il fiato. Cammino e allento il passo per guardarmi le cupole dal basso. Spicca la più grande, quella michelangelesca di San Pietro. Mi meraviglio come se fosse la prima volta che mi sono innamorata, quando l'ho vista. La ringrazio, Roma, d'avermi fatto nascere nella tua culla. E generosa mi hai portato a Borgo Pio, ma nisconnevo de reto al colonnato di San Pietro. Giocavo al castello, andavo all'oratorio della Lungara. E la ringrazio che sia, che pure io, Sofia, tua. Finito. Grazie. Grazie, grazie Nadia. Ecco, l'amore, l'innamoramento per la terra materna è una costante in questi versi che arrivano nei dialetti d'Italia. Restiamo ancora a Roma con Valerio Sampieri, che ha iniziato a occuparsi del dialetto romanesco nel 2014, allorché, come scrive, è scoccata in lui la scintilla, autore di circa 900 componimenti, per lo più sonetti, alcuni volutamente non ortodossi metricamente. Valerio Sampieri ha partecipato ad alcuni concorsi, tra i quali quello di ammissione all'Accademia Romanesca nel 2020, risultando sempre tra i premiati, sebbene non sul podio. Le opere dell'autore sono per lo più ispirate al filone delle Pasquinate, a ricordi di gioventù o a episodi narrati nella tradizione letteraria romanesca, alla cui lettura egli si dedica assiduamente. Tre suoi componimenti sono stati inseriti nell'agenda del poeta del 2019 e una decina di suoi sonetti sono stati pubblicati dalla rivista Voce Romana, il cui numero 53 gli ha dedicato un'intera pagina. Con il grazie per essere qui con noi, do la parola a Valerio Sampieri. Grazie, si sente? Grazie, buonasera a tutti. Allora, la prima, non ho fatto traduzioni perché diciamo il romanesco è abbastanza comprensibile per tutti. La prima è, il primo sonetto è abbastanza goliardico, diciamo. E soltanto alcune, due, tre espressioni meritano una traduzione. Il titolo l'ha attestata. E il termine, scusate, devo, purtroppo ho bisogno del ciuccetto dell'ossigeno perché sto malaccio con i polmoni. Volevo evitare. Vabbè, e il termine scandaio
Quindi attastata e scandaglio significano sondaggio. Gli altri termini che sono appunto abbastanza spinti, sgrullare, far palà, caccemette, inzifonà, scudichià, si può capire, io li ho tradotti in italiano con coire in modo da essere un po' più corretto. Per cui la prima è l'attastata. C'ho voglia di sgrullare un po' e far palà, che è quello che si dice cacciamente. Mi manca ormai da mesi 17. Non è che mi vorrebbe un po' aiutare? Stagnare non lo so, pensi con A. Non serve manco ormai con le bacchette. Ma basta che mi fa toccare le tette. Poi vede si comincia a spudicchiare. Se porta. Ma sei matto, gran sozzone. Io sono una donna onesta e maritata. Bigna che le rispetti le persone. Signora, lei mi scusi lo scandaglio. L'ho fatto mentre che stava portata. Ma ve l'ho vista bene. Era uno sbaglio. Chiarisco che non è maschilista come potrebbe sembrare a prima vista, ma è un po' una presa in giro per tutti per questi atteggiamenti piuttosto disinvolti. Il secondo sonetto, a zampa sbuggenzatica. Sbuggenzatico vuol dire capriccioso, stravagante, strambo, per cui il titolo potrebbe essere La gamba capricciosa. Poi altro termine è cataletto, che è un termine anche italiano, e sarebbe il feretro, la bara. A zampa sbuggenzatica. Ma proprio a me deve acchiappare la sciatica. A navo che un furetto mi pareva un attrezzo, un cataletto che incorreva, e adesso c'ho una zampa sbuggenzatica. Non è sempre scassata, ma è lunatica. Io mi ricordo bene che faceva. L'ostacoli? Beh, lei se li beveva. La zampa sola è cosa poco pratica. Bando alle sacce. È inutile intristisse. Pensare al tempo in cui non ci avevi bene e stare rimuginare sopra ste fisse. Per male della cianca non è niente. Magari quella là sta puro bene. Per male vero, l'anima lo sente. Terzo e ultimo sonetto, l'iperfidi e l'ipocriti. Termine ciafrocca, naso, credo che sia facilmente comprensibile a tutti, e così come non sbrocca, non andare fuori di testa. Allora, l'iperfidi e l'ipocriti. Le do un cazzotto in punta alla ciafrocca e vede si fa male veramente. Ma no, giocavo, non è vero niente. Ti do una ginocchiata sulla bocca. Ti pare che sto a dire una cosa sciocca. Ma si ci abbadi, vedi che la gente te tesse ne strafotte bellamente e te fa male puro sino sbrocca. Chissà perché c'è tanta cattiveria. A gratis, manco ci guadagni. È una faccenda che mi sembra seria. Ma poi, se guardi quelli detti buoni, che dicono dell'antri che sono strambi, mi fanno girare tanto i minchioni. Chiuso. Grazie Valerio. Grazie. Per i tuoi sonetti, come giustamente li definisci proprio nella tradizione delle pastinate. Grazie. Adesso ci spostiamo in un'altra regione e presenterò alcune note biobibliografiche di Patrizia Sardisco, che è nata e vive a Monreale. Patrizia Sardisco è laureata in psicologia, è specializzata in didattica speciale e lavora in un liceo di Palermo.
quest'anno sta lavorando con noi del gruppo Land di Roma, ed ecco anche per questo è qui oggi con noi nel corso di formazione Scaffale Aperto. Patrizia Sarbisco scrive in lingua italiana e in dialetto siciliano. Sue liriche e alcuni racconti brevi compaiono in antologie, in riviste e blog letterari. Nel 2016 ha pubblicato per la casa editrice Plumedia la raccolta in dialetto Crivu, vincitrice del premio internazionale Città di Marineo, menzionata anche al premio di Liegro a Roma. Nel 2018 si è aggiudicata il premio Montano nella sezione Una prosa breve e nello stesso anno 2018 ha dato alle stampe la sua prima pubblicazione in lingua italiana, È un'uca, che ho avuto l'onore e il piacere di curare per scrivendone la prefazione. Questo testo è stato poi filanista a Bologna in Lettere. Patrizia ha scritto anche sempre in italiano la raccolta Autumn Spectrum con la casa editrice Arcipelago Itaca, proprio come vincitrice del concorso, e è stata finalista diverse volte e al secondo posto qualche anno fa al concorso menzionato qualche minuto, forse un mezz'oretta fa, ecco, da me, tra i concorsi ideati da Vincenzo Luciani insieme ad Achille Serrao, il concorso, il premio Ischitella Pietro Giannone. Quindi chiedo a Patrizia di presentarci i suoi testi. Grazie, non prima di avervi ringraziato per l'accoglienza, visto che non sono residente a Roma, ma appunto abbiamo il piacere di lavorare insieme quest'anno e mi ero iscritta come corsista, quindi l'invito è stato molto molto gradito. Naturalmente vi leggerò a questo punto prima la traduzione, perché stiamo parlando di parlata monrealese, quindi di dialetto siciliano dell'area palermitana. La prima che vi presento si tratta di testi inediti. Secondo giorno d'inverno, soleggiato. Inverno, dolce di aranci. Piange e fa in fretta, svelto a ridere ancora e a dosare. Ruggine e nuvole di zucchero e garze per filtrare il linguaggio del bosco. E ovunque tintinni da cetosella che succhiano memoria sotto il sole. Abbiamo debiti. Fanno spazio nel petto. Uccelli vi nidificano. E più sono selvatici, più dolcemente intrecciano nel canto nutrimento e frammenti di altri inverni. Altra luce. Bucce d'arance sbucciate a spirale. E adesso ve la faccio sentire. Come è nata quella mattina. Merno, ruci d'aranci, chianci e sarrimina, lesto a ridere al re, amministrare riula e neghi zucchero, e garze per passare a parrata l'uvosco. E un neghè, scianciare a citazzo, che succhino pensiero sotto sole. Avemo, rebbeta, fanno una larga sia a no petto, ci fanno nira a cede, e chi ossa su sarbagge, chi ruce, zizzano, navuce, canicchia, granacchia, ravuce e mernate, avuto l'uscio, scocce l'arance, monnate, tunno tunno. La seconda è sempre invernale, domenica d'inverno, la leggo in italiano. Scaldare il latte, ascoltare il colore che accumula la nebbia premuta sopra i vetri, indovinare il tremore della gazza nascosta nella voce nel ramo lasciato di colpo e che ancora vacilla, riscaldarsi il petto per ciò che non si vede
e trova posto. Quariare o latte, attentare o colore assumato una nebbia, tammutta, nevita, capo capo. Sertare un rimulizzo o carcarazzo ammucciato una voce, una rama, smammata tutto un semola, che ancora narbolia. Quariare sin un petto, perché do concevire e a trova loco. Infine, brevissimo, quasi una dichiarazione. Mi sono chiusa in questa lingua litica. Non asfissiarmi. Mai un chioiuto una saparrata in pecia. Non m'accupare. Grazie, grazie per l'attenzione e per l'invito. Grazie Patrizia per averci così porto la tua poesia e io riconosco i due testi, i primi due testi sono stati composti proprio in queste settimane, le ho riconosciute e mi sono commossa. Ma davvero mi commuovo sempre quando ascolto la poesia in dialetto, l'ho scritto spesso, per me che ho avuto una fanciullezza di vieto del dialetto. ho un desiderio, anche sempre una gioia nell'ascoltare poesia in dialetto, consapevole di non esserne, di non averne uno, ecco, di avere una parte mancante. E adesso il nostro viaggio prosegue, ritorna nel Lazio, ma non nella capitale. Andiamo con le poesie in dialetto di Antonietta Tiberia nella Ciociaria, terra molto cara. Antonietta Tiberia si destreggia tra narrativa, poesia e traduzioni. Ha pubblicato Haiku per un anno bisestile, I racconti del ponte, Calpestando le aiuole, e ha tradotto tanti libri. Uno in particolare mi è molto caro ed è Di oggi Omero prende solo il fiore, una raccolta di poesie del poeta Mario Paoletti, che davvero Antonietta ha fatto conoscere in Italia, ci ha fatto anche conoscere personalmente e ne ha curato la traduzione. Ha tradotto anche dall'inglese, per esempio, poesie di Faita Morcid, dall'inglese, dall'edizione inglese, poesie di Sotirio Spastakas, che è greco, però ha tradotto all'edizione inglese, e ha tradotto dal francese L'astrologia araba, un saggio di Catherine Aubier. Già redattrice della rivista letteraria L'Infera, collabora con la rivista Il Mangiaparole e si diverte con i calligrammi. Antonietta Tiberia, grazie per essere qui con noi, a te la parola. Io non mi vedo, ma immagino, mi sentite? Sì. Io mi riallaccio a quello che diceva Anna Maria, lei non ha un dialetto, io invece ne ho due. Cioè, io sono nata a Ceccano, in provincia di Frosinone, però quando la mia famiglia si è trasferita a Roma io avevo meno di 9 anni, quindi sono cresciuta a Roma. E diciamo che parlo il romanesco, lo capisco, non sono così... diciamo non lo conosco perfettamente, non so tutte le parole, dovrei aggregarmi a qualche accademia, a qualche centro Tridussa per studiarlo meglio, però non ne ho il tempo, ma comunque mi diverto ogni tanto a scrivere, e sia nel mio dialetto che in quello romanesco. In casa mia, quando siamo venute a Roma, il dialetto non si parlava più. Mio padre lavorava qui, mia madre ha sempre un po' cercato di imparare l'italiano. E noi eravamo 3 fratelli, io sono l'unica della famiglia che il dialetto l'ha sempre praticato.
lo parlo, lo scrivo, i miei fratelli non lo facevano, adesso sono rimasta sola. Comunque, questa volta ho voluto sperimentare la forma degli haiku in dialetto shosharo e in dialetto romanesco, però la forma un po' di Seriù, quella un po', come direbbe Valerio Sampietro, un po', non mi viene la parola, un po'... I Seriù di solito sono filosofici, sono di meditazione. Un po' scherzosi, un po' così, senza... Comunque sono molto brevi, senza capo né coda. Io vi leggo, prima quella italiana e poi ve li leggo in shosharo. Il sole brucia e la fatica è tanta, giornata lunga. Il sole brucia e la fatica è assai, giornata lunga. I papaveri cresciuti in ogni dove fanno tutto rosso. Puzzel, cresciuta in donga sia, fa tutto rusci. Fulmini e tuoni, acquazzone d'estate, rade le gocce. Son lampi scrocchi, acqua da stagione, poco gocce. Il vento soffia, io raccolgo le mele sbattute a terra. Zoffia gli vento, gli raccolgo la mela sbattuta in terra. E questo è quanto. Un proverbio, un modo di dire che mi ha ricordato l'altra sera mio marito, perché adesso, andando avanti con l'età, si ritorna un po' all'infanzia, rivengono fuori tutti i ricordi e anche la parlata di quando si era bambini. Allora dice così, stava mangiando riso e patate e scottava, perché dopo la lunga cottura del riso ovviamente la minestra è molto calda, e c'è un detto che dice: riso e patano, riso e patano ho passato pur 7 volte gli mar e non se lo freddano mai. È che è stato è comprensibile, sì. Va bene, adesso ve ne dico qualcuno in romanesco e poi vi lascio. Non serve gore, gli disse il sorcio al gatto, non c'è sta trippa. Il vino buono si beve a garganella, alla salute. Il pane fresco, una foglietta di vino, la meglio sorte. Finito. Grazie Antonietta. Allora, Antonietta, ci hai portato gli haiku in dialetto, e questo mi offre l'occasione per ricordare che anche un altro poeta che è a Roma ed è figlio a sua volta di un poeta antifascista, Massimo Bardella, figlio di Carlo Bardella, ha scritto tanti haiku in romanesco, e alcuni sono talmente deliziosi che mi hanno ispirato la traduzione in tedesco, quindi c'è stato un, diciamo, tra, a proposito di plurilinguismo, c'è stato tra gli haiku di Massimo Bardella e la mia attività di pratica devozionale della traduzione, un lavoro di dialogo in più lingue che appartiene davvero alla tradizione della grande poesia romanesca in dialetto, vale a dire quella di Giuseppe Gioacchino Belli, che è stato tradotto magnificamente, per esempio, in tedesco dal premio Nobel per la letteratura del 1910 Paul Heyse. E dunque siamo adesso a dare la parola a Paolo Uras, che è nato a Roma in Viale Trastevere, quando si chiamava ancora Viale del Re,
madre napoletana e padre romano, diplomato allo storico Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei di Roma come perito industriale capotecnico, ufficiale di complemento nell'arma di cavalleria, ha vissuto la propria vita professionale quasi interamente nel settore dell'informatica. Ha un figlio che segue le orme paterne lavorando nell'informatica. Da sempre appassionato di lettura, musica, sport, enigmistica e teatro. Spirito marinaro. Con Valérie diremmo le vent se lève, il faut tenter de vivre, no? Si leva il vento e allora bisogna cercare di vivere. Ecco, do la parola, ringraziandolo di essere con noi, a Paolo Uras. Grazie, non so se mi vedete perfettamente. Vi ringrazio, vi ho scoperto da poco, così come ho scoperto da poco la poesia, da una decina d'anni. Come lei ha ricordato, mia madre era napoletana, mio padre romano, quindi io sono bilingue. Io qui ho presentato tre piccole poesie in romanesco perché non sapevo, pensavo che fosse solo romanesco, se no ce n'ho una marea di... perché ve le leggerò, non so se, ecco, se le vedete, questo è un libro che io ho già fatto. Questa tra l'altro era mia madre quando era giovane, quindi... Allora, tra l'altro molto brevemente vi dirò che ho, diciamo, ideato un sistema per poter far sì che ogni autore venga rispettato nella recitazione, perché molto spesso succede che bellissime poesie vengano rovinate dalla recitazione. Vabbè, questo comunque è una cosa a parte. Allora, vado subito al dunque. Dunque, la prima è una visita in attesa, e il sogno sarebbe di tutti i poeti romani. Stavo quasi vanno a letto, insieme al libro per diletto, quando sento il campanello che mi scoccia sul più bello. Mo a quest'ora chi è che bussa? Mamma mia, c'è sta Trilussa. Sormai che grande onore, già pensavo al seccatore. Non mi di che sei contento, prima scortami un momento. Non va di che sorto esempio, si dell'arte fai sto scempio. Tutt'al più, scegli un poeta che sia alquanto analfabeta e pia quello per modello più vicino al tuo livello. Visto come mi ha trattato male. La seconda è, diciamo, attuale in questo periodo con la Shoah, ma questa qui è una poesia che qualche anno fa io inserì nel Muro del Pianto a Gerusalemme. E si chiama Auschwitz. Già davanti agli cancelli mi si rizzano i capelli e so preda dell'orrore mentre batte a mille il cuore. Quanta pora umanità è passata per de qua e finì poi massacrata solo colpa d'esse nata. Desse nomo c'ho vergogna si può essere si carogna e c'ho gran difficoltà si mi inviti a perdonare. Fino allora sapevamo fino a dove arrivavamo. Tra le bestie, la peggiore dei noi uomini è migliore. Sta tristezza che mi pia mi fa di fratelli mia, come fa per riparare? Ve vorrei tutti abbracciare. Se qualcuno va aiutato, troppi, ahimè, vanno affossato. E sto grido di dolore durerà fino alla fine dell'eternità. Quest'altra, la prima bugia. Quando sarò morta, non piagnete per me, perché mi sono liberata. Così più di una volta mi disse mamma mia, sentendosi accorata. Mammì, dicevo io, sarà quando ho Dio. Ma non mi dico così, comincio già a soffrire. Perché devi sapere che quando te ne andrai, un dolore così forte non l'avrò sentito mai. Vabbè, solo per te che sei il mio amore, la mamma tua non muore.
dovevi arrivare alla fine. Mamma mia, e dimmi finalmente la bugia. Questa è... Poi, se posso rubare... Una piccola, proprio una al volo, perché non pensavo di... Una 12 righe soltanto di una napoletana, perché così... Va benissimo! Va bene. E si chiama A Musica Romara. Anche queste, io uso parole molto semplici perché devono essere capite. A musica è più belle tutte quante, e quando in coppa varca sto assettata. A vela mi pare che mi canta, e o mare annanzi a me pare affatata. Co solo in faccia aprora, e o viente che mi sfiora, s'arrecrea l'anima mia che venga a malinconia. Non volesse mai morire. Ma si proprio a da fornì, se riastora meno amara, si con l'occhio tiene mara. E questo è quello. E sono tante poesie, non sono tutti tristi, anzi ce ne stanno tante veramente da ride, perché poi ce ne stanno proprio tante. Adesso non so se posso approfittare... perché c'è una fila di persone molto allora, più... Allora, innanzitutto approfitto semplicemente per dire che già i testi che avete inviato sono stati pubblicati alla pagina web che in chat è stata inserita da Enzo Luciani. E un invito... Per tutti, per esempio, questo testo, Paolo, che hai appena letto in dialetto napoletano, potrebbe essere aggiunto, quindi certo. Per poterlo far conoscere. Io vorrei adesso, se sei d'accordo, presentare Paolo Emilio Urbanetti, poi c'è rimasto del tempo, magari ci sarà una parte in cui... se qualcuno vorrà aggiungere qualche testo o qualche considerazione, abbiamo ancora il tempo. Adesso vorrei presentare Paolo Emilio Urbanetti, che è stato forse il primo a collegarsi tra i poeti oggi pomeriggio, insieme a Nadia. Paolo Emilio Urbanetti è nato a Rieti. E laureato in filosofia, dopo gli studi è stato curatore e organizzatore di mostre e di eventi culturali e ricercatore d'archivio. È autore di saggi e studi di storia locale, con particolare riguardo alla Tuscia Viterbese e all'area della Maremma tosco-laziale, guida turistica dal 1999. La sua produzione poetica, sia in lingua italiana sia in dialetto romanesco, inizia nel 2015. Nel 2020 è stato finalista allo Slam Italia e ha vinto il premio Peppe Renzi, il premio Scarpellino nella sezione Stornelli, il premio Mario dell'Arco, il concorso d'ammissione all'Accademia Romanesca e il premio Giuseppe Gioacchino Belli. Alcune sue poesie sono comparse su Voce Romana e sulla rivista online Poeti nel Parco. Ha pubblicato due raccolte, 20 sonetti romaneschi nel 2017 e poesie romane nel 2020. Ecco, do la parola a Paolo Emilio Urbanetti e ho visto, mi sembra, una batteria. C'entra qualcosa con l'attività artistica? Al microfono silenziato. Sì, ora ecco. Sì. Sì, diciamo che vabbè, quella sono è un bel po' che non le suono, però ho un passato musicale e non so, forse c'entra qualcosa anche con le mie poesie, una ricerca di musicalità in qualche modo credo che ci sia. E allora anch'io come te
diciamo che il romanesco non è la mia lingua madre, perché appunto io sono nato a Rieti, ma anch'io sono cresciuto in una famiglia in cui c'era una censura, c'era un'interdizione sull'uso del dialetto. Mio padre, romano, di San Lorenzo, insomma, lui piaceva sentire la lingua burina che si parlava a Rieti, per cui il mio è un romanesco, diciamo, conosciuto in età adulta, ecco, anche se poi quel Belli a casa è sempre circolato. Vabbè, allora, ho scelto tre poesie. C'è Vincenzo che mi esorta sempre ad abbandonare la forma del sonetto, no? Che è la croce, la delizia un po' di tutti i poeti romaneschi, per cui io, insomma, anch'io sono quasi un sonettista assoluto, però insomma oggi magari vi faccio sentire anche qualcosa di diverso. Allora, la prima che vi leggo, ho citato il premio Scarpellino, è proprio quella che è stata, che la giuria ha voluto premiare con questo premio così bello e prestigioso, ed è sono stornelli a dispetto, però che sono anche come dire, incastonati tra due quartine di settenari. Il tutto si chiama Anacreonte. Anacreo, sei vecchio, mi dicono le donne, c'è poco da rispondere, lo vedon dello specchio. Fiore di grotta, t'ho vista che te credi farabutta, coppino, che facevi la mignotta. Fiore di cocco, sta buona Anacreo, coppino er secco, ier sera ho rimediato sto brillocco. Fior de mentuccia, nel cuore mio una volta hai fatto breccia, perché m'ho mai tradito, Mariuccia? Fior de cicoria, sei vecchio Anacreonte, cambia aria, c'ho un bel moretto, è tutta un'altra storia. Quando ero buono a dallo, non ero buono a dirlo, mo che so buono a dirlo, non so più buono a dallo. E questa era appunto Anacreonte, un sonetto. Comunque l'ho messo nella mia selezione, approfitto come altri del fatto della buona comprensibilità del dialetto romanesco per leggervi direttamente la versione in romanesco, appunto, e questo si chiama Er vecchio Papa. È un sonetto che, diciamo, nasce da una fotografia, fondamentalmente, un'immagine che mi colpì parecchio, una foto in cui si vede il Papa il giorno che andò a pregare sul crocifisso miracoloso di San Marcello. C'era questa foto del Papa che camminava anche abbastanza a fatica lungo via del Corso. Insomma, tutto nasce da quest'immagine. Er vecchio Papa. Ier sera ho visto il Papa a San Marcello davanti a quell'altare in ginocchione pregà con la sua santa devozione un crocifisso antico de Massello. Ve giuro, sono rimasto nel vedello a nappe via del Corso in precisione, da solo, a zoppicà, con tre persone. M'ha fatta tenerezza, poverello. Non c'ho gran confidenza con la fede, e a dirla tutta quanta, onestamente, io credo solo a quello che si vede, però quel vecchio Papa inginocchiato, pregà, pure per un poro miscredente, io che vedevo di l'avrei baciato. E concludo con un testo che questo in realtà è nato proprio come testo per una, come parole per una canzone, non lo so neanche io esattamente, una cosa tipo rap o una di queste cose moderne o qualcosa di simile, però in realtà nessuno ce l'ha mai messa la musica
su questo testo che è scritto nei primi, dopo 3-4 mesi già di lockdown, quando, e di questo parla, insomma, ecco, è un po' più lungo e cercherò io di dargli un ritmo della, proprio della lettura. Però insomma non è una poesia propriamente detta. E si chiama Roman Blues. Sta vita da galera che famo tutti quanti, la famo 3 milioni di abitanti, e io ci ho scritto sopra un blues, che poi non è proprio un blues, è il blues della città che c'ho davanti. Io c'ho in testa felacuti, le lacrime di sputi, la gabbia che ci tiene a tutti quanti, non se potemo muove col Covid-19, la febbre sta riempili camposanti, fanculo la mughina, non c'ho la mascherina, ando cazzo vanno tutti sti passanti, mo tutti a comprare pane, mo tutti c'hanno il cane, 6 mesi i coglioni se sono sfranti, ma che macchinazione, minchiate a profusione, ma quali esperti, so politicanti, li morti 100.000, signor facci la fila, ma raccomando metteteli guanti, paura del domani, finì allo Spallanzani, finì tra i poracci agonizzanti, e Roma si è svegliata deserta, sgarubata, malata, nesti giorni allucinanti. Speriamo nel governo per superare questo inferno, sti 4 sordi e dacceli contanti, 600 so per marzo, li piglio e mariarzo, li spenderemo a coca e tranquillanti, che cazzo ce ne frega, de noi frega una sega, non siamo mica quelli benestanti, che poi sta quarantena non è la stessa scena, e un conto so sti buchi nauseanti, e un altro è un bel giardino, io manco un terrazzino, qui solo asfalto, e camere asfissianti, allora canto il blues, che poi non è proprio un blues, ma è fatto di vocali e consonanti, parole in libertà che ancora sto a cercare, parole e versi sempre più ignoranti, e penso all'anticaglie, ripenso alle frattaglie, a tutte le frattaglie dei santi, che vedo nelle chiese, la gente a mani tese, le prega, le frattaglie dei santi, sto santi da poracci, com'era il poro stracci, so santi per devoti e per briganti, so santi de borgata, Roma disinfettata, la gente s'accarezza tra i pianti, pianti de pora gente, che piagne non c'ha niente, e piagne pure er poro miscredente. È Roman Blue. Grazie. Grazie, grazie. Beh, davvero viene il desiderio e la curiosità di sentirlo messo in musica. Speriamo che qualcuno. Noi ce lo auguriamo davvero. È molto vivo la creazione nei dialetti, d'Italia. Il panorama, soprattutto quello che riesco come giurata nel premio Ischitella, premio Giannone, che riesco a percepire nei vari dialetti d'Italia, è proprio questa attenzione alla realtà. Da una parte l'abbiamo sentito, gli accenti più diversi, da una parte la consapevolezza che ci sono cose che si possono dire soltanto in quella lingua terra materna, in quel dialetto locale, ma d'altro canto non è un aggrapparsi a un tempo passato, ma è un vedere, è un sentire, è un riportare una realtà in mutamento, anche una realtà devastata, sofferente come quella che stiamo vivendo, una realtà plurale con questo dialetto e con questi ritmi che avete sentito. E, ecco, su questo vorrei invitare tutti a riflettere. Vedo che Vincenzo vuol dire qualche cosa. Noi abbiamo, Vincenzo, un po' di tempo ancora, sono le 18:02 e do a te la parola per proposte di prosecuzione. Io ho delle idee, però dimmi tu.
Allora, dici le tue idee, perché io non ho in questo momento idee, se non quella di abbracciare tutti quanti voi, e sperando che il più presto possibile possiamo vederci in carne ed ossa. Però è stata una serata molto bella, armonica, i poeti, che se ne dica, sono stati educati, nessuno ha travalicato, quindi è stata una cosa veramente molto, molto bella. Io ho ascoltato con molto piacere delle voci poetiche che conosco e altre che invece erano per me nuove, quindi è stata una felice scoperta. E quindi io penso che il prossimo appuntamento che era previsto nel nostro calendario era Altre lingue Achille Serrao presso la Biblioteca Nazionale, ma voi sapete che nelle biblioteche adesso per entrare ci vuole qualche miracolo. Comunque noi teniamo duro, barcogliamo ma non molliamo, io mi riferisco soprattutto a me, e quindi ringrazio Anna Maria per la pazienza infinita che ha mostrato in questa occasione come in altre occasioni. Ringrazio Cristina Polli, che è sempre gentilissima, sempre piena di attenzione e di tenerezza, e ringrazio tutti quanti voi, e io spero di rincontrarvi presto in carne ed ossa, come dicevo prima. Quindi le tue idee, manifestale, saranno senz'altro delle buone idee. Sì, dicevo, dal momento che appunto sono stati ampiamente rispettati i tempi, io approfitto della presenza di colleghe che sono qui e di poeti che davvero ci hanno fatto compiere un viaggio commovente, sicuramente un viaggio significativo. Ecco, approfitto di questo per chiedere se ci sono da parte delle colleghe che sono qui, hanno ascoltato i poeti, se vogliono rivolgere delle domande ai poeti. Io? Abbiamo il tempo per farlo? Sì, penso di sì. Vincenzo, cosa ci dici? Possiamo? Sì, sì. Possiamo? Prego, prego, potete. Allora, io avrei una domanda, se mi è possibile. E la domanda la rivolgo ad Aurora Fratini. Ascoltando le tue poesie, Aurora, si nota una particolare sonorità nel tuo dialetto, una evidente musicalità. E la domanda è, io adesso non ricordo, probabilmente l'hai detto, però è una cosa che mi incuriosisce, allora, diciamo, sono due domande collegate. Una è se nascono prima nel dialetto e poi le traduci in lingua, o è il contrario? Prego. Ok. E quanto conta la sonorità, la musicalità nella loro creazione? Non so se sono stata abbastanza chiara nella domanda, e se Aurora mi ha sentito, altrimenti ripeto. Aurora, sei doppia, ti si vede da una parte e ti si ascolta dall'altra. Ti sei sdoppiata? Ti sei sdoppiata? Ai poeti succede questo. Sì. Hai il microfono chiuso comunque. Allora, dove si vede la tua immagine? Il microfono è chiuso. Ora è chiuso in tutte e due.
Vabbè, nel frattempo c'era anche una domanda di Valentina, quindi... Sì, prego. Sì, la mia domanda è per Patrizia Sardisco, che è un pochino analoga a quella di Cristina, nel senso se l'ispirazione nasce prima della poesia in lingua oppure no. E poi volevo chiedere... poeta che scrive e sia in lingua dialettale che in italiano, dove si sente maggiormente le sue emozioni? Quando scrive in dialetto o quando traduce in italiano? Quando è che emozioni arrivano fortemente di più? Con la lingua della propria terra oppure quando si trova poi a tradurle? Ecco, le sensazioni... nella lettura poi e nella scrittura di queste poesie, sia nella lingua della propria terra che poi tradurle insomma in italiano. Ecco, questo volevo sapere. L'emozione proprio di quando... Io non so se Aurora... Grazie Valentina, è una domanda bellissima che tra l'altro mi sento rivolgere anche spesso, devo dirti. Aurora ce la fa a parlare, io le cedo volentieri la parola prima. Perché vedo che tenta ancora. Io non so se ora mi sentite. Vai Aurora. Dai. Adesso non la sentiamo più. No, adesso non ti sentiamo più Aurora. Io credo che poco fa lei parlasse con l'altro micro. Ecco, forse lo hai aperto. Parla adesso, Aurora. Prova. Prova a parlare. Lo ha aperto però il micro. Parla adesso, Aurora. Prova. Ora, no, ora non so se mi sentite. Non so se mi sentite. Sì. Ora mi sentite? Sì. Ora mi sentite? Perché ecco, io non mi sento. Allora, per rispondere prima alla domanda sulla musicalità. Ecco. Sulla, allora, mi sentite? Posso permettermi? Il problema sulla sentite? Allora, in due modalità. Sulla sentite? Sentono più, non c'è una cosa che non ora provo a vedere se riesco a vediamo che cosa posso fare. Qui sta tutto bene. L'audio tutto bene, così disattiviamo l'audio. Ok, ci siamo? Bene. Mi sentite? Sì. In questo video. Momento togli anche il video. Sì. Tolgo il video, credo che sia un problema di connessione. La colpa è di Carlo. Comunque. Sì, guarda, è intervenuto prima. Comunque, se mi senti. No. Guarda, dovresti essere collegata con un solo dispositivo, perché altrimenti si sente tutto raddoppiato e in pratica non arriva niente. Devi togliere il collegamento con uno dei due dispositivi. Vediamo un po'. Devi togliere. Ora? Adesso sì. Ora va bene? Sì. Sì, sì. Perfetto. Scusatemi. Ma io purtroppo con la tecnologia. Io sento continuamente un rumore della voce. No, non va.
sbaglio. No, ci siamo, no, è ancora, evidentemente hai ancora due dispositivi aperti. Vediamo. Uno, vediamo un po'. Basta spegnerne uno. Io uno l'ho spento. Ok, dai. Ora? Sì, vai. Ora va bene? Così sembra. Così sì. Sì. Allora, intanto volevo rispondere alla domanda sulla musicalità e sulla sonorità. E stavo dicendo che chiaramente, comunque venendo da... No, non ci siamo. Comunque bene. No, io sento e vi sento male, purtroppo. Credo di aver spento quasi tutto ormai. Ok, allora, ascolta, Aurora, se non riusciamo a sentirti, ti chiediamo di magari di provare a scrivere in chat la risposta. Nel frattempo, se riesci poi a diciamo risolvere il problema dell'audio, perché continuiamo a sentirti tutto raddoppiato, non so perché. Sì, infatti. Tutto raddoppiato. Va bene, va bene. Ok, grazie. Grazie Aurora, ti ringrazio d'anticipo. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie d'anticipo. Grazie a voi. Patrizia? Grazie a voi. Eccomi. Grazie, dicevo, a Valentina per questa domanda, perché mi dà modo forse di mettere a fuoco insieme a voi. In realtà non è quasi mai una scelta, anzi direi proprio, togliamo il quasi, non è mai una scelta scrivere in dialetto o scrivere in lingua italiana. Ci sono pensieri, emozioni, chiamiamoli come vogliamo, che si danno direttamente in dialetto. E che, insisto, ripeto una cosa che ha detto Anna Maria, ma nella quale credo profondamente da sempre. Ci sono emozioni che non possono dirsi diversamente, arrivano direttamente così. La cura successiva o quasi concomitante è quella di provare a dare anche in traduzione sonorità, silenzi che il dialetto contiene. Ma il dialetto educa quasi ad una pulizia della voce e delle parole che altrimenti non arrivano. Altre cose, per altri pensieri, la poesia nasce, se poesia è, con molta modestia e umiltà, in lingua italiana, così come leggi certe volte certe cose che scrivo, insomma, arrivano in italiano pensieri che probabilmente hanno più a che fare con il sociale, ecco, vogliamo fare un discrimine in questo senso, e le cose che riguardano sfere più intime probabilmente arrivano in dialetto. Io ci ho provato a pensarci, ma francamente è come quando ti chiedono una definizione e poi non sei capace di darla, perché è troppo privata, troppo intrisa di cose che si possono dire soltanto in un certo modo. Io non so se ti sto rispondendo di fatto, Valentina, però è una riflessione che continua e certamente si cura anche, cura tutto il resto. Io cito spesso una frase che mi scrisse anni fa Sebastiano Aglieco. Sebastiano Aglieco ha detto una volta che il dialetto lava la lingua. Ecco, con questo piccolo tesoro mi muovo. Ripeto, non so se ti ho risposto. Sì, perfettamente, grazie. Io non so se ora mi sentite meglio. Sì, ottimo. Va bene? Va benissimo. Ora sì, va bene. No, un attimo. Sono uscita e rientrata. Allora, prima di tutto volevo rispondere alla domanda sulla musicalità e sulla sonorità, e vi stavo appunto dicendo che comunque chi normalmente ha fatto studi classici e anche li ha seguiti a livello universitario, la musicalità ce l'ha proprio nell'anima, in un certo qual senso, perché
comunque sia, basti pensare alla poesia greca o alla poesia latina, e comunque era cantata, era musica, era suono, era armonia. E, leggere in latino o in greco tramite insomma la metrica di quelle civiltà significa comunque comporre una canzone. Questa cosa è tramandata chiaramente, ampiamente nella lingua italiana e in poesia, che come sappiamo bene ha soprattutto un potere evocativo molto forte, e quindi chiaramente in parte l'ho mutuata dal mio background culturale. Inoltre a questa affianco anche la mia esperienza proprio musicale, perché forse Vincenzo lo sa, intanto ho sposato un uomo molto versatile nell'ingegno musicale, quindi sono stata circondata sempre dalla musica, ma anche fin da piccole comunque siamo state educate dai nostri genitori alla musica, suonando pianoforte, altri strumenti, ma anche amandola, anche la lirica stessa, che adesso è tanto abborrita perché chiaramente non viene tanto più compresa. E quindi diciamo che vivere nella poesia è quasi inevitabilmente anche vivere nella musica, in un ritmo che batte comunque il ritmo dell'anima, anche del cuore, e che viene poi trasferito nei versi. Il problema che sollevava Valentina è un problema molto profondo, perché attiene alle emozioni, alla traduzione delle emozioni e a quale lingua attiene la maggiore facoltà di tradurre meglio o meno bene le emozioni. E questo non è facile. Sicuramente la lingua italiana, noi siamo molto fortunati, perché la lingua italiana è una lingua ricchissima, stupenda, meravigliosa, che ci offre la possibilità di poter esprimere, se vogliamo, le emozioni in tutte le loro sfaccettature, in tutte le loro colorazioni, dalle più torbide alle più luminose. Sicuramente il dialetto è una lingua comunque più povera, perché ha proprio un vocabolario quantitativamente più povero e talvolta non consente di esprimere quella emozione che la lingua italiana ci consente di poter fare. Quindi talvolta il mio processo del poetare consiste nel magari ricercare quella emozione nella lingua italiana e poi effettivamente tradurla in dialetto. Al contempo però bisogna dire che ci sono determinate modi di dire, fraseologie, idiomi, ma anche modi di pensare che rimandano a delle emozioni che magari sono esclusivamente tipiche di quel linguaggio vernacolare e che talvolta quasi sembrano intraducibili alla lingua italiana, anche se poi la traduzione comunque può essere fatta proprio perché, ribadisco, la lingua italiana consente qualsiasi genere di traduzione. E io non so se con questo possa avere almeno in parte soddisfatto le vostre domande, che sono chiaramente profonde e sensibili e chiaramente denotano un'intelligenza e anche una professionalità profonda dietro, però diciamo che comunque scrivere poesia in ogni caso non è facile. Il poeta non è che butta lì soltanto i suoi sentimenti e li scrive. La poesia, come sappiamo tutti, ha delle regole anche molto ferree che vanno rispettate. Talvolta il dialetto è un po' più ostico a queste regole e bisogna fare un modo, come dire, un po' di incastrare tutti gli elementi che ci fornisce lo studio della retorica, della stilistica, per poter rendere al meglio il sentimento che vogliamo trasmettere. E con questo, sperando di essere stata esauriente, vi ringrazio infinitamente per questo magnifico pomeriggio. Grazie Aurora, grazie. Veramente grazie, perché ci hai dato tra l'altro un flash su quanto la traduzione o l'autotraduzione dei poeti in dialetto
quindi questo passaggio crea crea poesia all'ennesima potenza c'è un rincorrersi virtuoso di innovazione linguistica. E questo è quello che viene detto perché, diciamo, è nella mia consuetudine c'è sempre quella di consigliare letture. Questo è un libro molto, molto interessante, edito sempre da Edizioni Cofine di Vincenzo Luciani, ed è un'antologia di poeti nei dialetti d'Italia, dialetto, lingua della poesia, curata da un'altra voce meravigliosa della poesia in dialetto in Italia, che è Umbretta Ciurnelli, che è anche studiosa, e dice proprio questo, quindi analizza anche la traduzione. Molto interessante quello che ha detto in chat, che ha scritto in chat Antonietta Tiberia, vale a dire, è stato detto che in dialetto non si può parlare di Dio, ma si può parlare con Dio. Sicuramente è così, e io vorrei approfittare ancora di questo tempo che che abbiamo a disposizione. Se è migliorata la connessione per Stefania Di Lino, che voleva proporci un'altra poesia del papà Auro Franco Di Lino. Stefania, ci sei? Forse bisogna, Stefania, non so se ci senti, ma il microfono spento. Provo adesso. Eccoci. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Ah, perfetto. Allora, innanzitutto vi ringrazio, ho sentito delle cose estremamente interessanti. Volevo riagganciarmi, oltre che salutare ovviamente tutti quanti, volevo riagganciarmi a quanto ha detto Patrizia Sardisco sulla poesia, facendo una citazione, cioè che il dialetto lava la lingua. Io dico che la poesia è già di per sé una traduzione di un'emozione, di un punto di vista, e i poeti forse in questo modo lavano il mondo. Vado alla poesia che mio padre ha dedicato alla madre, che si chiamava Carolina, la madre d'altri tempi. Ogni tanto mia madre Carolina si confidava con la sora Rosa, gli diceva che già da ragazzina voleva una famiglia numerosa. Sì, lo capisco che ce va Costanza, ma li fiso frutti del Signore, prima cunno lalli nella panza, vigna a risentirli drento al cuore. A così, con l'accordo di mio padre, de gradure na Livorno una decina. Io, primo germoglio di mia madre, facevo l'aiutante di cucina. Vamma pi all'ova nel collaro, chiama tu sorella, falla venì qua, compra la pasta, passa dal lattaro, di a tu padre che è pronto da magnà. Ariduna un po' i tuoi fratelli, fai apparecchiare il tavolino, abbada che non tocchino cortelli, fai e grattà un po' de pecorino. Era una donna piena di sostanza, si ribatteva li conti del fornaro, sempre vivo con la parannanza, governava tutto il pipinaro. Li sordi che vedeva malappena, li spartiva con tutta l'attenzione. Nana mancava il pranzo con la scena, non si scordava mai la pigione, è campata ansino a 90 anni a lungo tribolatico decoro. Adesso che s'acchiappe non l'affagna, ripenso a lei e non m'accoro. Finita, grazie mille. Grazie, grazie, sono davvero contenta di aver potuto sentire. Stefania, se non hai mandato i test, le mandati i testi a Vincenzo? No, lo mando. Entrambi, sì, certo. Anche quello su Garbatella, perché lì c'è tutta la storia di Garbatella, perché davvero dovremmo dedicare, tra l'altro, proprio una
un incontro a Garbatella, come è stato fatto recentemente a Garbatella, che ha festeggiato, quale anniversario ha festeggiato? I cento anni di Garbatella. Sì. Sì, esatto. Ma dobbiamo organizzare anche un incontro poetico, come dicevamo, Anna Maria, nella piazza storica della Garbatella. Laddove è stata posta appunto la prima pietra. Esatto. E quindi ce lo prendiamo come impegno e anche tra i presenti, ecco, lanciamo questa idea e iniziativa di un incontro. Vincenzo, che dici? Aggiungiamo questo appuntamento agli incontri in calendario? O almeno, ecco, va bene, una cosa. Ecco, detto questo, io avevo promesso anche a Paolo Uras che, se ci fosse stato il tempo, avrebbe potuto aggiungere una poesia in napoletano, cioè il dialetto materno. Napoletano oppure un'altra in romanesco, come preferite, perché ce ne ho tante. In napoletano, così. Napoletano vogliamo sentire, Allora, datemi un attimo solo di tempo per... 37, così. Una, ce ne stanno tante, ma comunque... allora, guardate. Sì, io intanto, ecco, volevo aggiungere un mio commosso tributo a una persona che nella mia vita è stata veramente, diciamo, la mia maestra anche di romanesco, che io non ho mai parlato, però ho imparato tante cose da lei. E questa era la mamma di mio marito, mia suocera, la quale era romana, figlia di un napoletano, proprio dei quartieri spagnoli, e di una sociara. Quindi immaginate che ricchezza linguistica, oltre romana, ho potuto acquisire dalla mamma di Antonio, di mio marito. E, ecco perché, pensando alla sua arguzia napoletana mescolata con la sua lingua romanesca, ti chiedo, Paolo, di dirci, di recitarci una tua poesia in napoletano. D'accordo. Questa si chiama, anche questa qui, il linguaggio sì, è napoletano, ma si capisce abbastanza bene, e si chiama Chiagner Pamor, quindi piangere per amore. La tu iorn ci simm rincontrata dopo nan che c'era malassata. Come tu me vist, me chiamata, e che stessa faccia sempre e domandata. Da quando che st'amore se ne chiude, tu che fatta? Per me e mai chiagnuta, e mai pianto. Per aggiati, st'amore prima o poi era fernì, e io me n'aggia fatta chiama. Barbera e assai spumante. Cioè, si gioca sul fatto che chiant è il napoletano so piante. Allora uno pensa che è una tristezza, e invece se io me ne ho già fatto chiant. Barbera e assai spumante. Questo tanto per far capire. Per esempio, io posso dire questo, che sia in napoletano che in romanesco io l'ispirazione mi viene direttamente, cioè non senza traduzione, anche perché poi sono linguaggi, perché poi il napoletano è una lingua abbastanza comprensibile, specialmente il romanesco, ma la difficoltà sta per chi per gli stessi napoletani per scriverlo, perché è difficile. Io infatti, pur essere, avendo una madre napoletana, me lo sono studiato proprio il come si scrive in napoletano, perché ci sono tante finali che non si scrivono ma non si leggono, insomma. Che dire? Sì. Ne volete una in romanesco, al volo, se faccio tempo?
Volevo semplicemente mi hai fatto venire in mente una cosa, Paolo, a proposito di, di tutti gli accenti che abbiamo sentito e anche nelle tue poesie. Questa mescolanza, questa convivenza così vibrante, l'abbiamo sentita in tante poesie, penso per esempio alle poesie di Nadia Puglielli, che in una delle lingue minoritarie, delle lingue che ormai purtroppo stanno scomparendo, cioè l'Yiddish, la lingua parlata dagli ebrei dell'Europa centrale e dell'Europa orientale, è chiamata Schmeichel und Tränen, che vuol dire praticamente sorrisi e lacrime. Questa convivenza, proprio questo impasto inscindibile di sorrisi e lacrime, è anche una delle caratteristiche così commoventi, vibranti e ricche delle poesie che abbiamo sentito. Se è una poesia breve, Paolo, sì, perché sì, vedo tantissime persone che vogliono intervenire. No, brevissima, e potrà interessare perché riguarda la dieta, quindi no? Penso che tutti di noi, specialmente dopo le vacanze, poi essendo stati bloccati per tanto tempo, si chiama Domani incomincio. Questo è in romanesco. Domani incomincio, l'ho proprio deciso. Riduco il mio arancio e scendo di peso. Me lo so pure scritto su un foglietto nel bagno, per ricordare. Che buono sto fritto, per oggi lo mangio. Ormai l'ho promesso, lo fo per me stesso. Sta pasta è eccellente, sarà cotta al dente. Andrò in bicicletta per una linea perfetta. E questa porchetta? Vabbè, per una fetta. Starò molto meglio, m'ha detto il dottore. Però senti un po' quanto è buono sto odore. Ed ogni mattina me leggo il foglietto, domani incomincio a perdere qualchetto. Non approfitto più, mi pare di avere. No, domani incomincio, che ci, ovviamente, grazie, perché ce lo prendiamo come un buon proposito. Allora, Antonietta ci propone la sua traduzione del celeberrimo episodio biblico dell'ebbrezza di Noè. Antonietta, ne hai facoltà. Ecco, ve la dico a memoria, spero di non saltare nessun pezzo. Io ho tradotto tantissimi sonetti di Belli, proprio perché mi piaceva, e poi perché il dialetto di Ceccano si avvicina molto al romanesco. Sarà stato, insomma, per il latino che è rimasto nel dialetto, sarà stato per gli scambi continui con Roma, perché è un paese in cui c'era la ferrovia e quindi era facile per i sociali venire a lavorare a Roma. Comunque, io l'ho tradotta, questo L'ebbrezza di Noè, è diventato Noè embriaco. No, il titolo che gli ho dato è stato Lo We Know. Noè vede una vita spampanata, trenta alla vigna cottonea vicina. In rappai posenta una decina di libri e fece sta punzata. Sosprasciò mocca gli sugudo che l'uva e feci, è buono, è proprio buono, cazzo. Però non ci stava ammozzato a sta... scappa la parola. Non ci stava ammozzato a sta avventura. Scusate, me la so, no, non, a quest'età non bisognerebbe recitare le poesie a memoria, non è possibile. Brava. No, scusate. Grazie, però c'è curiosito, ora quando la trovi ce la devi mandare, assolutamente. No, è l'impegno. La bellezza di recitare una poesia è anche questo. No, ma io non mi fido troppo della memoria, non è possibile. E se la ritrovo, poi ve la dico, vabbè.
Grazie, sì, ce la devi, ci devi mandare, veramente aspettiamo la tua traduzione. Allora, noi siamo adesso in dirittura d'arrivo e io chiedo, chiedo innanzitutto a Vincenzo, ringraziandolo per questa sua idea, per l'organizzazione, chiedo a Vincenzo di intervenire per i saluti finali, insomma. Va bene, io vi... E anche... Dimmi. Vi saluto uno per uno. E quindi ritenetevi salutati. E siete stati registrati, cari ragazzi, e quindi noi vi sputtaneremo su tutti i social in cui possiamo, scusate il termine, ma noi dialettali ci esprimiamo in maniera schietta. Molto diversa. Quindi su tutti i social sarà possibile, in parte o in tutto, trasmettere queste emozioni anche a chi non ha avuto il piacere, la possibilità di farlo. Mi ricordo che dovevo ringraziare Maurizio Rossi, il quale non ha potuto partecipare, però ha mandato, come io gli avevo consigliato di fare, non solo lui, ma anche altri poeti, ha mandato tre poesie e sono state pubblicate sul sito Poeti del Parco, di cui vi abbiamo mandato il link. Quindi la cosa non è rimasta così fra pochi intimi, perché grazie a Dio, diciamo, la tecnologia permette di farci diventare matti. Io infatti devo ringraziare e fare una statua a mio figlio, che senza di lui non sarei riuscito a collegarmi, perché sarei entrato in tilt. E quindi sfruttiamo ciò che di buono ha la tecnologia e che vogliamo fare. Per il resto dobbiamo un po' saper vivere questo nostro periodo, che sarà un periodo che sarà ricordato nei secoli, perché noi non ci rendiamo conto di che periodo stiamo vivendo. Io lo vedo guardando i miei, anzi non guardando, i miei nipoti, e quindi capisco che a che sofferenze li stiamo costringendo, e quindi gli mando anche da qui un grandissimo abbraccio, però stiamo a distanza perché ci vogliamo bene. Come d'altra parte noi stiamo a distanza perché ci vogliamo bene e ci vogliamo rincontrare in altre occasioni, speriamo molto più felici di questa, che comunque è stata una parentesi importante in queste nostre giornate. Quindi grazie di nuovo a tutti, spero di non aver dimenticato niente, non ho fatto i nomi perché, cara Antonietta, ogni tanto ci fulminiamo, quindi dimentichiamo. Guarda, mi sono ricordata quel verso, dimentichiamo delle cose, quindi è meglio no. io viaggio sempre con carte appresso, perché ma questa non era preparata, la mia, però adesso... non ricordarci, noi apriamo le parentesi e quindi poi ci perdiamo, come mi sto perdendo in questo momento, ma fortunatamente abbiamo una poetessa tedesco-italiana che ci mette tutti quanti in riga, e quindi a te, Anna Maria, la chiusura di questa bella serata che abbiamo passato assieme e che a me mi ha toccato parecchie corde, diciamo. Allora, grazie, sempre con il compitino di lettura o il suggerimento di lettura. Questa bellissima rivista Periferie, che fa 25 anni quest'anno. 25 anni, ebbene. Allora, il direttore insieme a Manuel Cohen è Vincenzo Luciani. Io indegnamente sono nella redazione e mi diverto tantissimo. Si lavora, ma ci si diverte tanto. Sempre un aneddoto: come sono arrivata a Periferie? Guardate, attraverso Land, non ci crederete, ma proprio perché tanti anni fa, quando con Carmen della Scienza iniziammo il primo corso di aggiornamento sulla
sul plurilinguismo, eravamo pionieri e pioniere, posso dirlo con orgoglio, e parlai con il mio collega, allora mio collega di scuola, Cosma Siani, di un poeta plurilingue che è scomparso poco tempo fa, cioè Joseph Tusiani, nel dialetto sempre di San Marco in Lamis, quindi sempre del Gargano, come il dialetto di Schitella e del Gargano, in inglese, in latino, in spagnolo, così in tante lingue ha scritto Joseph Tusiani, e mi cominciò a portare Cosma Siani i libri della casa editrice Cofine. Io ancora non ti conoscevo, Vincenzo Luciani, e poi appunto la rivista Periferie. Quindi immaginate la commozione. Per me questa rivista è scaricabile gratuitamente, e la prima pagina, se non sbaglio, è anche a colori, a differenza di quella cartacea. Ma ecco, condividere con generosità questo amore per la scrittura e per la lettura di poesia è davvero un atto, come ci siamo dette nel corso Scaffale Aperto, un atto di amore, perché questa è la lettura, non prevede altro che la gratuità, quindi la passione nel praticare la lettura, e questo è consentito anche da Periferie. Allora, grazie per tutti i messaggi che state mandando, noi vi ringraziamo tutti, grazie a ognuno di voi che ha partecipato, come se fate finta che io vi chiami tutti per nome, grazie a Cristina Polli che ha permesso che anche questo diventasse un'occasione di formazione, e grazie a Enzo Luciani, il figlio di Vincenzo, che ci ha aiutato molto per la parte tecnica. È un ragazzo schivo e quindi... Bravo. Grazie a tutti voi. Buona serata. Buona serata a tutti. Gli insegnanti partecipanti, volevo dire un minuto, gli insegnanti partecipanti nei prossimi giorni riceveranno un attestato per la partecipazione a questo incontro, e vi auguro di continuare il cammino nella ricerca delle lingue, del plurilinguismo, delle altre lingue, anche nei dialetti. E di emozionarci sempre, di creare coesione e legami forti tra di noi. Grazie tantissimo a tutti voi. Grazie Vincenzo, grazie Anna Maria. Buona serata, a presto. Ciao a tutti, ciao. Arrivederci. Ciao a tutti, buona serata. Ciao. Ciao Patrizia, ciao, buona serata. Ciao. Ciao. Io vi saluto, buona serata, sì, a tutti. Sì, ciao, ciao, ciao. Ciao Vincenzo, ciao Anna Maria, ciao Tania. Ciao. Di nuovo, ciao. Non so come si esca. Sotto. Adesso termina. Basta, guarda sotto. Ciao Stefania. Allora, ciao Anna Maria. Devo un po' la registrazione. Allora, difficile entrare, difficile uscire. No, allora volevo sapere, avere il permesso di poter chiudere la seduta. Che dici Enzo, posso chiudere la seduta? Allora, aspetta che al 3, 2, 1...